Eccoci al secondo appuntamento con le Loop Station. Preciso sempre che ho utilizzato una Loop Station di fascia bassa o medio bassa, o meglio una pedaliera di fascia medio bassa che ha integrato una Loop Station e che questa Loop Station non ha né il quantizzatore né il click. Quindi è stato fatto tutto a mano, diciamo artigianalmente, e quindi ci vuole un grande senso del tempo. In questo secondo episodio, diciamo, facciamo uno standard jazz 2, 5, 1, 6, in cui il sesto grado poi varia e può diventare dominante secondaria del secondo grado. Questo per chi vuole muovere i primi passi sugli standard jazz è utilissimo perché registri il loop e poi comincio a improvvisare, oppure se qualcuno di voi lo deve spiegare ai vostri allievi. Cominciamo. Piccola precisazione per tutti i video delle Loop Station. Ho fatto tutto registrando in diretta attraverso l'audio della videocamera. Non c'è nessuna post-produzione, non c'è nessun ritocco, nessun aggiustamento dei suoni. Infatti in un video troverete anche un piccolo errore, ma l'ho voluto lasciare, lo dico anche che l'ho lasciato. Questo per farvi capire che l'utilità vera e propria e soprattutto quanto è necessario essere bravi nel timing delle sovrapposizioni delle varie incisioni. Adesso facciamo un loop con uno standard jazz, è un 2-5-1-6, quindi suoniamo Re minore settima, Sol 7, Do maggiore 7 e La minore settima, che però al secondo giro diventa un La settima, dominante secondaria del Re, quindi riporta al secondo grado per poi chiudere. Vediamo se è venuto. Intanto preparo il basso. Ok, direi che il timing c'è. Andiamo in overdub. Anche in questo caso metto una simil percussione, diciamo, per dare un pochino. Suoniamo due note su questo giro. Bene, vi aspetto sempre su Accademia Musicale Online, registratevi sul canale, registratevi sul sito che è sempre gratuito e potrete giocare con i nostri quiz. A presto!